Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video fatto col dentifricio, ma vabbè, voi non avete visto nulla, giusto? Allora, oggi rispondo ad un'altra richiesta, che è la richiesta di Steffi Channel, vi lascio il suo canale nelle info. Stefania mi disse appunto, vorrei che tu portassi in segreto utilizzando parole chiave. Inerenti alle chat, visto che sul tuo profilo personale metti sempre gli screenshot di quelli che si provano con te. Quest'oggi non vedrete gli screenshot di quelli che si provano con me. Ho cercato parole chiave che fossero inerenti ai siti di incontri. Non è stato molto facile, infatti ho incluso anche siti di incontri che io non uso, o che proprio non ho mai usato, perché quelli che conoscevo non avevano molti segreti e in più alcune erano talmente zozzi che non mi è sembrato il caso. Anche questo video forse rischierà di essere censurato. Ma non perdiamo altro tempo, leggiamo i segreti che ho trovato e li commentiamo insieme, lì dove c'è qualcosa da commentare perlomeno. Donna di 26 anni, esco da poco con un ragazzo conosciuto su Badoo. C'è morte dell'italiano. Stata subito una forte sintonia e siamo finiti già a letto insieme. Sì, ok, ma al popolo? Mi ha confessato che gli piacerebbe provare lo strap-on con me. Ha già provato la penetrazione passiva. Questa cosa mi preoccupa un po', ma mi incuriosisce ma mi incuriosisce, virgola mancata. Davvero piace così tanto agli uomini? Cioè, meno male che il segreto è anonimo, perché se voi ve ne servite per sputtanare le fantasie sessuali di quelli con cui andate a letto, stiamo veramente messi bene, non bene, di più. Comunque, il sesso anale ormai è sdoganato anche tra gli etero, quindi non capisco il senso della domanda sul segreto, probabilmente volevi un pochino di popolarità anche tu, poveretta. Ragazza di 16 anni. Oggi mio papà torna dal lavoro tutto confuso, mi dice, oggi un mio collega mi ha detto che si è iscritto a Badoo. E io gli faccio, ah, e quindi? Lui, ma si può sapere che cos'è? Io gli rispondo, è un sito di incontri o qualcosa di simile. E lui fa una faccia strana e io gli chiedo il perché, qualche virgola in più anche no. Lui risponde perché per non fare la figura di quello che non lo sa, ho detto che mi sono iscritto anch'io. Ai 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 ai. Speriamo che non ci sia un matrimonio rovinato all'orizzonte, facci sapere ragazzo di 16 anni. Donna di 22 anni, a ottobre scorso mi sentivo molto sola e decisa a trovare un ragazzo, mi sono iscritta su Lovoo, ammesso che si pronunci così. Prima sono uscita solo per un caffè con un ragazzo che si è rivelato poi non poi così bello e per niente interessante, perché le foto non le guardate. Poi con un secondo ragazzo molto molto dolce e bello con il quale mi sono trovata benissimo. Stiamo ancora insieme, ma nessuno sa che l'ho conosciuto sul lavoro perché mi vergogno a dirlo. Ma amore mio, ma siamo nel 2019, quasi 2020, perché abbiamo superato la metà, ma ancora ti vergogni a 22 anni, quindi maggiorenne vaccinata a dire che hai conosciuto quello che ormai è il tuo fidanzato sul lavoro, ma rilassati e cioè non nascondere nulla. Donna di 24 anni, ragazzo incontrato su Lovoo, ci stiamo simpatici, forse potrebbe funzionare. Quando lo incontro di persona, scopro che è completamente diverso dalla sua foto profilo. Faccio per allontanarmi, ma lui mi ferma. Per liberarmene, gli dico chiaramente che mi fa ribrezzo. Cattiva. Mi è dispiaciuto essere così brutalmente sincera, ma quello era brutto forte. Neanche, neanche, la chirurgia estetica l'avrebbe salvato. Allora, ci avrei da dire due parole, tesoro mio. A parte che tu ti potevi salvare da un errore di battitura, tornando
togliendoti la fretta di scrivere. Uno, da una parte ha sbagliato lui a mettere una foto più figa per sembrare più figo di quello che soggettivamente è per te, e va bene, perché io sono del parere che le chat dovrebbero essere utilizzate come un banco di prova, anche per capire, per avere una prima idea di chi vi trovate davanti. Ma pure tu però mi fai ribrezzo, ma il tatto l'hai lasciato a casa? Attenta, perché il karma poi torna indietro e un domani potresti essere rifiutato tu da un ragazzo con la stessa brutalità. Ragazzo di 16 anni, ma che rottura di cavolo è Grindr? L'ho installato da 20 minuti e sono pieno di vecchi che chiedono SSSO. Madonna che disagio, sulla vetta del cringe. Amore mio, che hai smesso di prendere il latte l'altro giorno. Esattamente, la mamma lo sa che hai fatto Grindr? 1. 2. Quanti anni dovrebbe avere secondo te un vecchio? Perché io ho 29 anni, quindi se tu sei attratto dai tuoi coetanei, conseguentemente può darsi che sono vecchio pure io. E poi tu stupisci che ti chiedono SSSO. Cosa ti aspettavi? Esattamente era la media matematica di Grindr, che io ho tenuto 3 giorni perché mi hanno chiesto solo ed esclusivamente foto del ciondolo e manco del SSSO reale. Ragazzo di 17 anni, sono gay. Stavo chattando da 2 settimane con un ragazzo conosciuto su Grindr ed era anche simpatico. Prima a caso mi esce il suo coso e nulla, ha perso tutto il mio interesse perché non mi piace chi manda questo tipo di foto a casa. Lo trovo piuttosto superficiale e non è il comportamento che potrebbe avere il ragazzo ideale per me. Capisco che magari vivi in un paesino di M, come sta succedendo anche a me in questo momento, dove è difficile conoscere persone, soltanto che nel caso mio le cerco un pochino più grandi e hanno ancora paura di dirla alla mamma. Però anche tu, tesorino della vita, andare a cercare l'amore su Grindr. Ma non te l'hanno insegnato cosa cercano su Grindr per il 95,9%? Io spero questi segreti siano fake. E la gente che si stupisce del fatto che su Grindr cerchino intimità, la gente che si stupisce che si cerchino foto del eccetera. Non so in che mondo vivono esattamente, anch'io odio che si chiedano quel tipo di foto. Però ragazzi, fate pace. I siti funzionano così e portano soldi, perché altrimenti chiuderebbero. Niente, io spero che questo video sia piaciuto a Stefania, prima di tutto come l'ha chiesto. Troverete il canale di Stefania nel box informazioni. Spero che in qualche modo mi ha fatto sorridere anche a voi. Anche a voi non si può sentire. Non sono abituato a fare commentario. Fatemi sapere se volete altro video di questo genere, magari mettetemi qui sotto delle parole chiave che vorreste per un prossimo in segreto e io cercherò di soddisfare la vostra richiesta. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!